Arriva da Roncofreddo, un piccolo comune di 3.390 abitanti della provincia di Forlì-Cesena, una bella notizia che vede protagonisti i vigili del fuoco del comando provinciale di Bergamo. Nella notte fra mercoledì e giovedì scorso, infatti, sono riusciti a salvare, grazie all'uso di un elicottero, un neonato di soli 15 giorni che era rimasto isolato con mamma e papà, senza luce e acqua, sulle colline del Cesenate, come raccontato anche dall'Eco di Bergamo. Una settimana fa iniziava l'emergenza maltempo in Emilia-Romagna e oggi, dopo 7 giorni complicati, vogliamo comunicarvi una notizia bella. Grazie ai colleghi dell'Eco di Bergamo abbiamo saputo che nei giorni scorsi i pompieri, i vigili del fuoco della provincia di Bergamo hanno salvato nella notte di mercoledì un neonato di soli 15 giorni. Per approfondire questa bella notizia abbiamo chiesto al tenente colonnello, nonché responsabile del soccorso del comando di Bergamo, il dottor Antonio Dusi, di raccontarci questo salvataggio. La cosa è avvenuta mercoledì scorso, in un momento, diciamo, nel momento probabilmente topico dell'emergenza, nel senso che in quella giornata abbiamo effettuato molti salvataggi di persone o ai piani alti delle case bloccati dall'acqua, piuttosto che nelle zone collinari che erano isolate e ancora battute dalla pioggia. E la sera, sul tardi, abbiamo effettuato il recupero di questa decina di persone che si trovavano in località, in comune di Roncofreddo, e abbiamo, come dire, organizzato un recupero con un elicottero in volo notturno, come dire, coordinando l'attività di più enti e amministrazioni, tra cui chiaramente la nostra, che ha il compito comunque del coordinamento generale dei soccorsi, coinvolgendo l'elicottero dell'esercito, protezione civile locale e chiaramente soccorso sanitario, perché una volta le persone sbarcate avevano necessità anche chiaramente di essere valutate da questo punto di vista. Sapevate che avreste trovato un neonato? Assolutamente sì, sapevamo che c'era una, perché tra le varie informazioni ovviamente che erano giunte, comunque c'erano continui contatti telefonici che per fortuna non erano interrotti con le persone che avevamo da salvare. In certi casi siamo riusciti a mandare anche delle squadre a piedi sul posto che le assistevano in attesa chiaramente del recupero poi con l'elicottero, anche perché farle scendere poi a piedi sarebbe stato molto impegnativo, insomma, per delle persone che erano già provate. Le squadre che ha coordinato lei hanno salvato anche una persona di 95 anni, sempre con la stessa modalità? Abbiamo, sì, in un'altra frazione viveva insieme ad altre persone anche questa 95enne, che nel momento in cui chiaramente ci è stato segnalato, nel momento in cui abbiamo organizzato il salvataggio. Sì. Questo nostro collegamento ovviamente vuole essere un modo per dirvi grazie. E abbiamo anche un ospite che ci ha voluto inviare un contributo, lo vediamo insieme e poi andiamo avanti nella nostra chiacchierata. In questi giorni drammatici per l'Emilia-Romagna, ancora una volta i nostri volontari e la solidarietà del nostro paese è stata messa alla prova e ha dato una risposta eccezionale. Voglio ringraziare oggi in modo particolare i vigili del fuoco di Bergamo, che hanno salvato un neonato di 15 giorni da una situazione drammatica. Grazie, grazie a tutti i volontari e grazie in questo momento in modo particolare ai vigili del fuoco di Bergamo. Ecco, il presidente Fontana ci teneva ovviamente a ringraziarvi di persona, per cui la prego di estendere i ringraziamenti anche a tutte le persone che hanno collaborato con lei in questi giorni. È un segno anche di una vicinanza concreta, per quanto possibile, a voi che siete impegnati in prima persona. Grazie, grazie, senz'altro. Ancora una domanda: oggi la situazione in Romagna e in particolare nel Cesenate dove avete operato voi, com'è? Gli interventi ormai sono ricondotti all'ordinarietà, nel senso che le risorse locali
riescono a far fronte a quelle che sono le richieste di soccorso. Chiaramente non era così la settimana scorsa, insomma, quindi fino a mercoledì, da giovedì in poi la situazione pian piano è andata normalizzandosi. Tant'è che il contingente di Bergamo, ha detto il coordinamento, oggi in questo momento è in fase di rientro, insomma, quindi senza nessun avvicendamento. Regione Lombardia stanzierà per il 2024-2025 15 milioni di euro, 7,5 milioni ad annualità, da destinare ai comuni per la realizzazione di interventi finalizzati alla riduzione dell'incidentalità stradale attraverso il miglioramento e la razionalizzazione della segnaletica stradale. Lo ha detto l'assessore regionale alla sicurezza e protezione civile Romano La Russa, intervenuto all'auditorio Giorgio Gaber di Palazzo Pirelli all'evento Made in INAIL, Forum della Prevenzione. Di prevenzione e di sicurezza stradale è bene sempre parlare, ma anche agire concretamente. La Regione Lombardia per il biennio 24-25 ha già intenzione di investire delle somme importanti. Sono somme importanti, svariati milioni che stiamo cercando, ci siamo già riusciti in massima parte, di tirar fuori dal nostro bilancio regionale, proprio perché crediamo che in questo senso bisogna lavorare, nel senso di prevenzione e di cultura della prevenzione e la cultura della viabilità per le strade. Non è ammissibile che dal 2019 ad oggi, nonostante il periodo del Covid sia stato un periodo comunque in questo caso per fortuna di stasi, vi siano migliaia e migliaia di morti e incidenti gravissimi tra pedoni, ciclisti, automobilisti, naturalmente, e soprattutto in forte crescita, con un dato estremamente scioccante, perché sono migliaia e migliaia e migliaia gli incidenti con i monopattini. Su questo bisogna assolutamente procedere e provvedere con delle leggi, delle regolamentazioni particolari. Per quel che mi risulta, il governo centrale romano, il governo Meloni, si sta adoperando perché finalmente venga almeno reso obbligatorio il casco. Si sta discutendo di mettere anche una targa ai monopattini e soprattutto bisogna appunto che vi sia una maggiore consapevolezza della pericolosità di questo mezzo, pericolosità per lo stesso conducente, ma pericolosità anche per gli altri. Il lavoro si basa su due pilastri che sono importantissimi. Sicuramente dobbiamo parlare sempre di prevenzione, sempre, sempre, sempre di prevenzione, sia dai giovani che sia raggiungendo i lavoratori sui luoghi di lavoro. E oltre alla prevenzione dobbiamo fare informazione sui temi che oggi abbiamo iniziato a sviluppare tra esperti, tra addetti ai lavori, ma che dobbiamo veramente far capire al territorio, ai ragazzi, ai giovani, perché la mobilità sta cambiando in fretta, e anche questi enti che a volte sembrano un po' antichi devono stare al passo, devono essere moderni nell'informazione e non vecchi nell'informazione. L'iniziativa di INAIL Lombardia con le sue partnership a partire da quella della regione sono interessantissimi terreni di sperimentazione della crescita di una consapevolezza e degli strumenti per diventare una società sempre più sicura in qualsiasi momento, in qualsiasi circostanza o gesto che si compia come singoli o dentro le nostre organizzazioni. Sicuramente i numeri e l'aumento degli incidenti stradali in Lombardia è stato, diciamo, uno dei motivi principali per cui abbiamo deciso di investire in sicurezza e prevenzione proprio sul tema della strada. E abbiamo in progetto un'importante collaborazione tra Regione Lombardia, ACI Milano ed INAIL, che dal titolo proprio La sicurezza stradale in Lombardia è al primo posto. E punteremo proprio sulla sensibilizzazione e informazione dei protagonisti della sicurezza, ovvero le imprese, datori di lavoro, i responsabili dei servizi di prevenzione e protezione, per arrivare a tutte le persone che utilizzano il mezzo di trasporto per lavoro, quindi a tutti i lavoratori su strada, con nuove forme e anche più moderne di comunicazione al passo con i tempi, quindi forme digitali, videoracconti, podcast e campagne di comunicazione e informazioni regionali.
Il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, insieme ad una delegazione della Giunta, si è recato negli scorsi giorni a Bruxelles, nella sede del Parlamento europeo, per far valere le istanze della Lombardia relativamente alla nuova direttiva sulla qualità dell'aria. Siamo venuti in delegazioni, rappresentanti della Regione Lombardia, del Veneto, del Piemonte, dell'Emilia-Romagna, per evidenziare la situazione che si verificherebbe nel momento in cui eventualmente la direttiva che è attualmente in fase di elaborazione venisse approvata. Siamo venuti però non perché vogliamo negare la volontà di continuare nella direzione della sostenibilità e della riduzione dell'inquinamento. Siamo venuti per dimostrare come queste quattro regioni stiano lavorando da 15 anni in maniera seria ed efficace e stiano portando dei risultati molto importanti. Risultati molto importanti che, senza entrare nel merito delle riduzioni, che se volete poi vi facciamo avere nel dettaglio, che si possono rappresentare dicendo che il comparto padano sostanzialmente immette nell'atmosfera un terzo di quello che immette mediamente l'Europa, di quelli che sono i limiti stabiliti dall'Europa. Quindi, da un punto di vista, se noi vogliamo vedere come positivo il fatto che cerchiamo di evitare che il nostro pianeta continui ad inquinarsi, noi siamo tra i più virtuosi, siamo quelli che immettono meno sostanze inquinanti nell'atmosfera. Purtroppo noi viviamo una situazione difficile, che è quella di carattere orografico, perché la pianura padana è circondata per tre quarti da montagne, Alpi ed Appennini, per cui esiste una carente circolazione dell'aria, non ci sono venti, e quindi quando anche esistono delle sostanze che si creano, queste rimangono stanziali. Tant'è vero che noi le violazioni che l'Europa ci contesta non sono quelle legate alla quantità di inquinamento che immettiamo, ma sono il fatto che superiamo i giorni in certe centraline, superiamo i parametri stabiliti dalla legge, è solo quello. Quindi noi siamo venuti per dire che questa direttiva, qualora venisse applicata e venisse approvata, creerebbe delle situazioni insopportabili e inaccettabili sul nostro territorio. Dovremmo, per cercare di avvicinarci a quei parametri, e non siamo sicuri che riusciremo, perché, ripeto, noi abbiamo già fatto e stiamo facendo uno sforzo immenso, noi rischieremo di dover chiudere il 75% delle nostre attività produttive. Dovremmo impedire la circolazione dei tre quarti dei veicoli che oggi circolano. Dovremmo chiudere il 75% degli allevamenti e delle attività agricole del nostro territorio. Avremmo più del 60% dei nostri riscaldamenti che sarebbero fuori legge. Allora è chiaro che questa è una situazione che evidentemente ha poco di sostenibile, da un punto di vista sociale prima di tutto. La sostenibilità ambientale non può andare sconnessa e scollegata dalla sostenibilità sociale ed economica. Noi non chiediamo deroghe, chiediamo che l'Europa valuti la specificità di questi territori. Non è solo la pianura padana, ma ci sono alcuni territori in Catalogna, nella regione di Madrid, in Olanda e in Istria. Valuti e si renda conto che bisogna fare dei nuovi tipi di intervento, delle nuove tipi di valutazioni. Ci dicano se esistono scientificamente delle soluzioni per risolvere questo problema. Noi vogliamo continuare la battaglia contro l'inquinamento e per la sostenibilità ambientale, ma pretendiamo di farlo in termini che non distruggano un intero tessuto sociale, che non distruggono un'economia, che non creino dei danni inenarrabili ai nostri cittadini. Noi siamo pronti a collaborare. Un nuovo treno Donizetti circola dal 24 maggio sulle linee Milano-Pavia-Stradella e Milano-Lodi-Piacenza. L'assessore regionale ai trasporti e mobilità sostenibile, Franco Lucente,
ha inaugurato il nuovo convoglio partito dalla stazione Milano Greco Pirelli. Si aggiunge a due convogli con Leoni a motore diesel elettrico che venerdì 19 e sabato 20 sono entrati in servizio sulle linee Pavia Codogno e Cremona Codogno. L'avevo detto, continuiamo e nel giro di una settimana consegniamo un altro treno, il 30° Donizetti, e continuiamo ad aumentare il servizio sulle linee, rafforziamo una linea che tra l'altro era in difficoltà, in sofferenza, diamo un po' di respiro e oltre a questo abbiamo in settimana consegnato anche due colleoni. Quindi continuiamo questo percorso di consegna dei nuovi treni, e la flotta aumenta, entro dicembre abbiamo detto che ne consegneremo oltre 50. Questo servirà la linea, dicevamo, Milano-Pavia-Stradella. In settimana i nuovi treni invece serviranno e stanno servendo un'altra linea. Sì, servono altre linee, ma non solo quelle che abbiamo citato, ce ne sono anche altre. Rafforziamo anche il percorso per Lodi, andrò anche in settimana a fare un giro, oggi mi recherò anche a Pavia, proprio perché vogliamo essere presenti su tutti i percorsi della Lombardia, dando questo nuovo servizio ai cittadini, ai lombardi, e poter usufruire di treni che non sono più obsoleti di oltre 30 anni, 50, anche se questi faranno un percorso almeno ventennale. Il Donizetti offre un comfort maggiore perché è anche più largo, più comodo all'interno e consente anche ai disabili di poter usufruire di un passaggio senza rischi di barriere architettoniche. L'eccellenza al servizio dei giovani è il titolo dell'evento dedicato alla poetessa Alda Merini, promosso dall'Associazione Senza Veli sulla Lingua, che si occupa di problemi sociali legati ai giovani e alla formazione di nuovi talenti. Hanno partecipato, fra gli altri, l'assessore Alessandro Fermi, suor Monia Alfiere e la nipote della poetessa Laura Bertassello. Assessore Fermi, è di questi giorni la notizia che due atenei lombardi, il Politecnico e la Bocconi, sono ai vertici delle classifiche mondiali. Sì, orgoglio lombardo, nel senso che un po' tutte le università lombarde hanno avuto dei risultati molto buoni. Diciamo che Politecnico e Bocconi, in questo caso cambiano un po' anche le facoltà di riferimento, hanno veramente fatto un grande salto in avanti, per cui da rappresentante di Regione Lombardia rispetto al tema universitario, grande orgoglio, grande piacere, un grande in bocca al lupo, perché fa, come dire, lo sapevamo ovviamente che questo era, come dire, la sensazione che avevamo rispetto alla qualità delle nostre università in generale. Però vederlo, come dire, testimoniato su un ranking come quello che è stato redatto, che ha, come dire, una caratura mondiale, quando lo leggi ti riempi di orgoglio. Assessore, secondo lei questa classifica, comunque di livello internazionale, può essere un valido motivo di attrattività? E se sì, poi dopo come si fanno a trattenere i lombardi e i cervelli? La Lombardia ha già in mente una ricetta, un qualcosa per non farli fuggire all'estero, perché poi il rischio è sempre questo. Beh, già oggi il 33% degli studenti universitari viene da fuori regione, l'8% arriva dall'estero. E quindi, come dire, l'attrattività del sistema universitario lombardo è già oggi particolarmente forte ed è destinata, secondo me, ad aumentare, e questa classifica, come dire, stimola anche, insomma, l'attenzione verso il nostro sistema universitario. Il grande tema di mantenere i nostri laureati sul territorio è un tema che va oltre l'università, nel senso che l'università ha, come dire, ha il dovere di formare e dopodiché il territorio ha il dovere di mantenere. La grande capacità di provare a ridurre il gap tra quello che viene insegnato e quello che serve al territorio è una grande sfida. È una grande sfida che riguarda un pochino tutto il sistema della formazione, anche quella universitaria. Diciamo che l'auspicio è che questo gap, che oggi è molto distante, anche in Lombardia, in Italia in generale, ma anche in Lombardia, a differenza ad esempio della Germania, possa essere negli anni ridotto. Però la grande sfida è anche quella di, come dire, riportare alcuni nostri ragazzi che hanno fatto un'esperienza all'estero. Non ci vedo niente di male che uno finto all'università possa fare un'esperienza all'estero come scelta di vita, non come necessità di vita. Cioè, la vera differenza è questa: nel momento in cui sceglie di farla poi torna, va comunque bene. Nel momento in cui uno non trova in Italia, non trova in Lombardia rispetto alla propria formazione e deve necessariamente scegliere di andare all'estero, questo è qualcosa che va sistemato e che va quantomeno, come dire, bisogna lavorare perché non sia così.
All'Auditorium Testori, in Regione Lombardia, sono stati celebrati i 30 anni di ELBA, l'ente lombardo bilaterale dell'artigianato. Era presente l'assessore allo sviluppo economico Guido Guidesi. 30 anni di attività per questo ente, ma anche 3 decenni di collaborazione con la Regione Lombardia. Ah, assolutamente sì, questa è una delle grandi eccellenze del nostro tessuto produttivo, perché è stata una grande innovazione 30 anni fa, oggi ristabilisce nel suo compleanno un rapporto fondamentale per tutta la filiera artigianale lombarda, un rapporto che vede coinvolta anche la Regione Lombardia, il Far Sistema Lombardo, che aiuta tutto il settore artigianale e che lo aiuterà anche nell'innovarsi, nel rinnovarsi e nel rigenerarsi con, speriamo, anche una nuova generazione di artigiani. E Regione Lombardia continua a sostenere il settore dell'artigianato? Assolutamente sì, lo abbiamo sostenuto con strumenti che hanno riguardato gli investimenti, con strumenti che hanno riguardato l'efficientamento energetico dei loro cicli produttivi. Continueremo a farlo in una pianificazione strategica economica che li vede coinvolti anche all'interno di filiere produttive settoriali, ma vogliamo assolutamente spingere anche sulle nuove attività artigianali, raccontando una storia vera, cioè che tanti successi a livello industriale sono partiti dal mondo artigiano. Presidente, cosa rappresenta questo anniversario per voi? Rappresenta un accordo strategico a livello contrattuale tra le parti sociali, i datori di lavoro e le associazioni di categoria e il CGL, CISL e UIL. È una grande opportunità contrattuale che sta nel fatto che possono essere corrisposte dei benefici economici a lavoratori e ad imprese, ed è nata 30 anni fa e oggi si cerca di svilupparla maggiormente facendola conoscere meglio. Noi abbiamo un rapporto privilegiato con Regione Lombardia sia come associazione di categoria e penso anche il sindacato. Noi in modo particolare ci rivolgiamo all'assessore Guidesi perché è il nostro punto di riferimento e con lui abbiamo condiviso strategie importanti per questa regione.